Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. Quest'oggi vi parlerò di un tema di grandissima importanza. Vi parlerò della manodopera che viene reclutata gratuitamente per dare una mano all'Expo 2015. Ecco, parliamo di un Expo che è costato allo Stato solamente nel capitolato di spesa come costi di realizzazione delle infrastrutture e della loro gestione. 1.700 milioni di euro. Nel capitolato è già prevista anche il costo della gestione. È stato previsto questo costo e non si capisce come mai alla fin fine gli addetti che poi dal lato pratico dovranno gestire questa grandissima struttura, dovranno, che ne so, c'è bisogno dei parcheggiatori, di gente addetta a tante piccole funzioni all'interno dell'Expo, questa gente qua viene reclutata gratuitamente quando nel capitolato di spesa vi è anche la voce costi di gestione. Perché questo? La cosa fa dubitare, e più che un dubbio, questa è una certezza, che qualcuno da un lato mangia grasso, mangia fin troppo, e quindi per la parte più funzionale dell'Expo, ovvero gli addetti, non vi siano risorse a sufficienti. La coperta è stata spostata troppo di qua e di là viene a mancare. Per cui esorto tutta questa massa di, perché poi alla fin fine chi è che andrà a dare una mano all'Expo gratuitamente? Chi è che si adopererà a fin di patria con lo spirito patriottismo? Tutta una massa di deficienti, perché l'italiano, qualcuno di voi a questo punto obietterà contro quello che sto dicendo, dirà: no, ma gli italiani non sono deficienti, però pensaci bene, gli italiani si sono sempre dimostrati dei coglioni e in questa occasione si stanno dimostrando dei coglioni alla massima potenza, perché dare una mano al ladro vuol dire diventare complice. Se tu vai lì e offri le tue prestazioni, offri il tuo aiuto, entri gratuitamente nel sistema, vuol dire che in un certo senso tu di questa fetta finanziata di questi 1.700 milioni tu vai a sottrarre, prima vai a rubare il lavoro alla gente che ne ha bisogno, perché c'è gente che magari questa opportunità rappresenterebbe una boccata d'ossigeno, non la risoluzione dei problemi della sua vita. Tu vai a togliere il lavoro a qualcuno e tu vai a fare economia. Per cui vai a lasciare il grosso della fetta a quelli che rubano di più. Non è che tu dici: io vado lì a lavorare gratis, creiamo un risparmio, questi soldi vanno a vantaggio della collettività. Se tu lavori gratis o a pagamento, sempre i soldi finanziati sono quelli. L'unica cosa che ne rimangono di più per quelli dal lato di là che mangiano. Per cui andare ad adoperarsi per l'Expo a fin di patriottismo è un qualcosa di veramente aberrante. Il patriottismo, e questo ve lo dico, che vi deve rimanere dentro nella vostra capoccia, che avete il cervello come il guscio di una nocciolina. Il patriottismo, che cos'è? Il patriottismo è stato inventato dagli aristocratici, dalla gente facoltosa, per far sì che la gente normale, la gente di bassa borghesia, il proletariato, imbracciasse il fucile e andava a combattere. È un qualche cosa spinto per far qualche cosa a ragion di patria senza avere dietro delle valide motivazioni. Per cui il patriottismo è solamente un qualche cosa per abbindolare la gente, un qualche cosa inventato dai grandissimi latifondieri, da grossi aristocratici, per difendere le loro proprietà, i loro beni. Perché chi è che sarebbe andato ad imbracciare il fucile e a combattere il nemico quando tu non hai comunque nulla da perdere? Tu prendi il vai, lo fai per che cosa? Lo fai per patriottismo. Questo è quello che vogliono indurre la gente a fare le cose per la gloria, a fare le cose per la patria. In secondo luogo, questo comportamento qua viola anche quelle che sono le regole internazionali sul dumping commerciale, perché tu non puoi offrire
un qualche cosa sotto costo. Non lo puoi fare perché crei un tipo di concorrenza sleale. Se tu offri sul mercato della manodopera sotto costo, addirittura gratis, vai a fare una concorrenza sleale verso tutte quelle categorie che vogliono operare nel giusto. È chiaro che ogni cosa ha un suo costo. Quando questo costo sfora, diventa esagerato, siamo nell'illegalità, però avviene la stessa cosa quando abbiamo un processo contrario, quando tu offri qualcosa a costo più basso. Si pensi, per esempio, se tu vuoi eliminare un negozio che ti dà fastidio, che è appena aperto e sai che hanno già piccoli problemi finanziari, cosa fai? Vendi sotto costo un anno o due fino a quelli schiattano, non ce la fanno più e li mandi con le gambe all'aria. Per cui queste opere qui di dumping commerciale sono delle opere aberranti e in una certa logica vanno anche a creare delle situazioni criminose, perché tu metti in difficoltà delle strutture che essenzialmente vorrebbero operare stando nel giusto, non con una concorrenza che risulti veramente dannosa nei confronti degli operatori seri nel settore. Per cui chi recluta personale a costo zero sta commettendo un crimine, e i più grandi, diciamo, tontoloni che possiamo incontrare nel nostro paese sono chi si adopera in questi giochi dove i soldi ci sono, chi si adopera gratuitamente. Questi qui sono degli imbecilli, gente che col loro cervello non è in grado di connettere, per cui vanno là e fanno il gioco. Non è che dici io lavoro gratis, ce ne avvantaggiamo tutti te. No, c'è il mangione dall'altra parte che si prende anche quello che hai rinunciato te. Perché, come avevo detto inizialmente nell'introduzione, i soldi per le infrastrutture ci sono e sono stati finanziati anche per il mantenimento delle stesse. Mantenere, costruire un'infrastruttura costa, ma costa ancora di più mantenerla, perché deve essere tutto funzionale alla perfezione, ci deve essere del personale preparato, la cosa va gestita e questa gestione chiaramente ha un suo costo e il costo è stato preventivato. Per cui se tu vai lì a fare il coglione e a lavorare a gratis, tu crei solamente un danno nei confronti della gente che ne ha bisogno. Tu, nella tua convinzione di essere patriota, tu sei un contropatriota, perché quel piccolo significato positivo che potrebbe avere la parola patriota è fare un qualcosa di altruismo. Tu vai proprio a ledere quelle persone di cui potrebbero in qualche modo respirare una boccata d'ossigeno da questa opportunità qua dell'extra. C'è tanta gente che magari ha bisogno di fare tanti piccoli lavorettini, e questo Expo potrebbe essere una buona opportunità. Per un certo periodo potrebbero avere un impiego, potrebbero entrare anche in contatto con delle agenzie di infrastrutture serie che sono abituate a pagare la gente. Tu, andando a rubare lavoro a queste persone qui, crei solamente un danno. Per cui io cosa esorto? Esorto tutte le persone che hanno bisogno, anche chi non ne ha bisogno, anche chi lavora, a cacciare fuori dall'Expo tutti questi rincoglioniti qua, e ce ne saranno a migliaia, che si adopereranno gratuitamente. Vanno cacciati via a calci nel culo, vanno cacciati via anche se c'è qualche legale che mi sta ascoltando, che sa esattamente la procedura per avviare un'infrazione dal punto di vista della scorrettezza della tattica di dumping commerciale, che si adoperi a colpi di carta bollata. Ma occorre fermare quello che sta succedendo, perché è veramente aberrante. Abbiamo assistito a gente, impiegati nella pubblica amministrazione, dirigenti della pubblica amministrazione, rubare, l'abbiamo visti con le mani del sacco, sistematicamente, perché oltre all'Expo c'è stato il MOSE a Venezia,
in tutti i luoghi questa gente qua rubano, rubano dappertutto e mangiare aumenta l'appetito e questo modo di fare, reclutare gente gratis, è un altro modo traverso per rubare stando ai limiti della legalità, ma non sono nella legalità. Non sono nella legalità perché sono tattiche commerciali scorrette e rubare un lavoro è il crimine più ripugnante che esiste perché tu se tu rubi il lavoro, tu crei tutta una massa di persone disagiate, crei queste persone qui disagiate e hanno una sofferenza proprio dovuta al tuo modo di agire, per cui è un qualche cosa di veramente ripugnante e dobbiamo riuscire a combattere questo fenomeno. Ok ragazzi, ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima.